revisione del bilancio 2013, municipio ottavo. Lunedì mattina, come prima cosa, presentiamo subito lettera di contestazione al Presidente del Consiglio perché ci mancano una serie di documenti legati al bilancio, quattro proposte di delibere più il piano di investimenti. Quindi già la maggioranza comincia a gestire la faccenda bilancio 2013 con grandissima incompetenza, senza fornire il materiale adeguato a noi consiglieri. Con l'aggravante che il materiale invece che ci hanno dato, quindi il piano del POG, riportava dei dati errati sulla colonna degli impegni, cioè le somme già impegnate e già spese non erano aggiornate e nessuno ci comunica che sono cambiate o ci dà delle integrazioni. Veniamo a scoprirlo addirittura il secondo giorno di consiglio. Noi ovviamente tutti gli emendamenti che abbiamo fatto, pochi, 13, puntuali, corretti, li abbiamo fatti sui dati a disposizione. Questi soldi non ci sono più perché in altri dati che non ci sono stati consegnati sono stati tutti impegnati in 12 giorni, compreso festivi, di conseguenza il lavoro nostro buttato proprio nel cesso. Che cosa facciamo? Chiediamo spiegazioni in consiglio. Ci vengono date? No. Assolutamente no, non ci vengono date. Comunque fatto sta che la maggioranza ha pessima pagina in questo municipio e di fatto soccombe alle botte del PDL, perché il PDL ha portato una montagna di ordini del giorno, un sacco di carte per stoppargli i lavori, cosa che ha fatto in tutti i municipi, ma tutti i municipi sono stati in grado di gestire la cosa. Il nostro dopo aver provato a portare avanti i lavori, cioè addirittura noi il giovedì ci siamo trovati a veder firmata da parte della maggioranza una lettera di richiesta di proseguire i lavori ad oltranza. Il venerdì invece danno tutti forfè perché appunto i consiglieri stavano andandosi nella spicciolata e prima di fare questa figura pessima di rimanere senza appunto i propri consiglieri della maggioranza, Catarci, dopo una riunione di maggioranza interna al consiglio, una pausa del consiglio per una riunione di maggioranza, prende questa grande decisione il venerdì di andarsene dal consiglio, far mancare il numero legale e passare il tutto in giunta. La buttata in caciara, per dirla alla romana. Comunque hanno dimostrato una scarsissima motivazione, cioè pensavano di farcela, però le forze gli sono finite subito. Alla spicciolata sono andati, non lo so, in discoteca. Comunque alla spicciolata pure sono arrivati, infatti è stato molto divertente vedere i consiglieri della maggioranza il venerdì mattina col consiglio convocato alle 8:30, ancora alle 9:30 attaccati al telefono a chiamare i colleghi della maggioranza che non si erano ancora presentati in consiglio e poi vengono a chiedere a noi del Movimento 5 Stelle di aiutarli ad arrivare al numero legale per il consiglio. Allora facciamo un appello alla maggioranza, vogliamo l'occasione, ecco, noi del Movimento 5 Stelle stiamo all'opposizione. Non siamo la vostra. No, Noi vi sediamo davanti, non accanto, quindi quando vi manca il numero legale per raggiungere qualsiasi cosa voi vogliate ottenere, vi preghiamo di non chiederci ulteriormente niente, tanto la nostra risposta è no. Se non ce la fate o non siete capaci, potete anche passare il testimone a qualche altro schieramento politico. Comunque ci preme dire due cose: primo, che gli interventi erano puntuali, avevamo spostato delle somme inutilizzate su asili nido per il materiale di pulizia, materiale didattico anche delle scuole materne, manutenzione e riparazioni varie nelle scuole materne e elementari. Voi pensate che solamente per le fognature, ecco, che il nostro municipio è nel caos più totale, appena piove, ecco, programmati 0 lire. La stessa cosa a segnaletica stradale, materiale didattico nidi, materne, insomma, voglio dire, sì, di cose. Rimanevano già 0 soldi e ne volevamo mettere un po', visto che comunque c'è bisogno. Quindi, adesso niente, noi vedremo come sono stati impegnati in meno di 12 giorni i soldi che non erano ancora stati impegnati al 30 di ottobre. Ringraziamo tutti gli attivisti del municipio ottavo che sono grandiosi e ci hanno aiutato e supportato nella stesura di tutto il materiale per il bilancio.